Stai trasmettendo dal vivo. Salve cari amiche e cari amici, da molto che non facevo un programma dal vivo e come ho detto nei miei scorsi video, purtroppo la quarantena io continuo a rispettare perché per me è cambiato poco. Mi è indotto a uscire poco, nulla di casa. Tanto io, come vi ho fatto vedere nel mio penultimo video e anche nel mio ultimo video, andatevi a rivedere i miei ultimi due video, vi farò vedere tutto quello che ho nella mia biblioteca. Se vi interessa, lo potete trovare. Ultimamente cerco delle alternative a YouTube per trastullarmi oltre a leggere. Come per esempio Quora. Io già ero iscritto a Quora, a Reddit e a Pinterest, solamente che adesso sto ritornando anche su Quora. Per avviare delle discussioni. Quindi, Ortus Biologicus Vegetarianus, ciao amico mio, ciao a te, buon fine settimana. Quindi mi raccomando, non lasciate di seguirmi, io sto anche su Quora e già ho delle buone statistiche in 2 o 3 giorni che sono su Quora. Mi hanno visualizzato 147 volte e vediamo un po'. Vi lascio il mio profilo di Quora, che voi mi potrete trovare anche senza profilo. Lo lascio immaginare. Io in Quora mi chiamo. Come mi chiamo io in Quora? Mi chiamano Sant'Antan, praticamente. Allora. Però voglio dirvi subito, mi preme dirvi, io questo video lo volevo già fare dal 7 febbraio. Perché volevo fare questo video il 7 febbraio? Perché il 7 febbraio 2013 ho fondato questo canale. Prima ne avevo un altro dal 2010, l'ho chiuso a fine 2011 e ho riaperto questo un anno dopo. Perché ho già fatto un video l'anno scorso, però era il 7 febbraio o l'8, diceva appunto il mio canale l'anno scorso compiva 6 anni, 2013-2019. Adesso logicamente 1 più 1 fa 2, il mio canale ha compiuto da 3 mesi 7 febbraio, marzo, aprile, maggio, e sono 7. Il mio canale ha già compiuto 7 anni e 3 mesi. Avrei voluto fare prima questo video, ma non trovavo il tempo perché volevo parlare magari dei temi più importanti. Adesso, come ogni anno, di che parlo? E quindi lo faccio a tempo perduto questo video. Parlerò e quindi neanche lo pubblicizzerò perché a nessuno interessa vedere l'onomastico del mio canale. Parlerò, voglio fare delle conclusioni, voglio tirare dei conti, voglio arrivare a delle conclusioni. A che cosa sono arrivato col mio canale? Nell'ultimo anno ho visto che a volte ci sono stati dei picchi di audience. Ho raggiunto le 12 ore al giorno, pensate bene, e poi magari un promedio alla settimana di 30 ore. Volte inspiegabilmente ricevevo centinaia di commentari sotto i miei video e non erano degli spammer, non erano dei lammer, non erano gli scocciatori. Ho ricevuto commentari in arabo, in thailandese, in filippino, in vietnamita, non so perché, non li traducevo, rispondevo grazie in inglese. Ma a volte mi rispondevano in inglese. E
Ho ricevuto anche molte iscrizioni. Intanto sono arrivato ad avere 1730 iscritti. Purtroppo è troppo poco perché con il limite di 4000 ore all'anno visualizzazioni del canale dati stroncano la monetizzazione. Ma anche se non avessero messo quel limite, io c'ho solo un video che forse raggiungerà le 200.000 visualizzazioni adesso. Nel 2017 mi ha fatto guadagnare 150 dollari perché ha superato le 100.000 visualizzazioni. Quindi ti hanno tolto un sogno con queste 4.000 ore di visualizzazione all'anno. Ma in realtà mi devo fissare di guardare la camera. In realtà ti hanno tolto un sogno, ma era un sogno, perché raggiungere le 100.000 visualizzazioni con i video è difficile. In più deve avere un limite di 4.000 ore di monetizzazione, perché occhio, ci sono persone che superano le 100.000 visualizzazioni, però non hanno 4.000 ore di visualizzazioni complessive del canale. Hello USA in Lao channel, how are you? Thank you very much for following me and have a happy weekend. Allora, siamo già in tre, sono molto molto contento. E dicevo, che conclusioni trarre da questi 7 anni di esperienza, senza contare gli altri canali che ho avuto? Ah, hello, there is Nina. Ah, you are following me with another channel. What is meaning for USA in Lao channel? I recommend you to stay in quarantine. Be careful with coronavirus. With COVID-19, I am in quarantine. Quindi voglio fare delle conclusioni da tutti quei 7 anni. Vi immaginate che io ho una creatura di 7 anni in YouTube? Perché se io avessi avuto un figlio, adesso ho quasi 52 anni, sono nato il 26 gennaio 1969. Avrei un bambino di 7 anni. Quando l'ho concepito YouTube? 51 e mezzo, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Ecco, avevo 44 anni quando ho iniziato a trasmettere in questo canale di YouTube. 44 anni, adesso ne ho quasi 52, capito? E corbezzoli, non sono in zillacchere. 42 anni, adesso ne ho 52. E che mi ha dato YouTube? 150 dollari. Ma stiamo scherzando? Avrei fatto il facchino, avrei guadagnato 400 euro al mese, o forse 1000. Ricette magiche, ciao, bravissimo, se ti va passa da me subito, appena mi sarà possibile. E tu cerca di invitare quanta più gente nel mio canale. Lo stavo dicendo, ricette magiche. Avevo hi there is friend, nice to meet you again, have a good weekend and be careful with the coronavirus, stay on quarantine as I do. Dicevo, 51, 50, 49, 48, 46, 45, 44, 43 anni.
non 44, 43 anni avevo, 43 o 44, insomma, adesso c'è 51 e mezzo, 43 o 44 anni, e avrei un figlio di 7 anni. YouTube in cambio mi ha dato 150 dollari in 7 anni. Vabbè che un figlio non posso andare al mercato, magari è quello di Wuhan, me lo compra qualche cannibale, un figlio di 7 anni, e venderlo. Anche perché costerebbe più di 150 dollari, ma io non venderei mai mio figlio. Non ci piace. Qualche YouTuber lo farebbe, io no. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto che poco che paga YouTube? E questo lo dico anche a voi, YouTube, se vi volete smentire, che poi le visualizzazioni a volte ne è tante, poi scompare qualche visualizzazione perché chiudono il canale. Ma se le visualizzazioni le vedono fuori da un'iscrizione, cioè gente che con lo Smart TV guarda YouTube e vede i tuoi video perché cerca dei termini, trova i tuoi video. Allora che succede con le visualizzazioni ottenute fuori dall'iscrizione al canale? Le considerano? Non le considerano? Come contano le visualizzazioni? Le considerano tutte o soltanto quelle che uno fa quando entra con il suo account? Quando non entri nell'account di YouTube, perché io con lo Smart TV guardo YouTube e non accedo all'account, allora forse le mie visualizzazioni che faccio con lo Smart TV non contano. Come le considerano le visualizzazioni, i like? E questo è il mio dubbio, perché a volte si è così dispersivi. And now in Vietnam is 22 hours 51 minutes waking up to find you live streaming, so I went in to talk with you. I'm pleased to have you here, my friend. I don't know if I pronounce your name well. Ok, so Nguyen. Beg your pardon if I pronounce bad your name, but I pleasant to have you here, my Vietnamese friend. My friend from Vietnam. I am pleasant to have you here. Your video are fabulous. I like very much your video, my friend from Vietnam. And io vi propongo, and I say to you to subscribe to the channel of our Vietnamese friend. Iscrivetevi al canale del nostro amico vietnamita che sta lì, che fa dei video veramente molto belli. Adesso tre persone mi seguono. Ciao Samantha, did you get the tint? Che significa? Ci sarà qualcosa, non so se è destinato a me, perché di solito Samantha mi scrive in italiano. E poi faccio qualcosa in camera che non si dovrebbe fare, ma tanto chi mi segue, mi seguono in pochi. Mi lavarsi gli occhiali con la felpa, la camicia. Beh, adesso purtroppo vi devo lasciare. Vi ho detto che facevo questo video a tempo perso, e così è stato. Comunque farò dei video in questi giorni. E riguardate questo. Adesso lo streaming finisce. Samantha e tutti gli altri, bye bye, have a good weekend.
Mi piace che non vi do il tempo di replicare. Ciao.